Un atto formale, l'integrazione della delibera del 2017 sulla localizzazione del nuovo ospedale di Teramo. Ci si trovò tutti d'accordo, ci si trova tutti d'accordo oggi che sia necessario l'ospedale nella città capoluogo di provincia. Ma in particolare su questa integrazione di delibera cosa ha da dire l'opposizione? Ma guardi, allora, intanto nel 2017 il Consiglio Comunale, la delibera fu fatta sotto una richiesta della Regione e della ASL che chiedeva la disponibilità sul nostro territorio comunale dei siti potenzialmente idonei. Così fu fatto. Oggi si cerca di mettere una pezza al fatto che non è ben chiaro il discorso legato alle aree di Villa Mosca, perché ricordiamoci che sì, insiste un ospedale su Villa Mosca e noi vorremmo assolutamente dare l'indirizzo principale di valutare prima la possibilità di migliorare e implementare questa area, che è un'area che già ha dimostrato di avere delle grosse capacità, è un'area che si riconduce alla città di Teramo e che quindi assolutamente va posta all'attenzione con l'accento. Però questo che noi solleciteremo adesso, la maggioranza a fare un piano di lavoro, di studi di fattibilità, affinché sia il comune che faccia gli studi di fattibilità, in maniera tale da veicolare con gli studi, come dire, organici, quelli che poi sono gli indirizzi da portare verso quello che è una scelta chiara. Oggi è venuta anche una sollecitazione dalla maggioranza, dal Consiglio di Dalmazio, idonea a nostro avviso, nella quale sollecitazione si evince in maniera chiara che il comune, essendo l'amministrazione comunale, essendo in carica, deve gestire la scelta e per gestire la scelta non si può che fare con atti. I comuni, le amministrazioni parlano per atti. Quindi oggi quello che andiamo a inserire sicuramente dovrà essere integrato da uno studio, da un approfondimento che il comune e gli uffici urbanistici devono fare affinché si possa poi capire attraverso questi studi fattivi e quindi documentazione, atti, quale sia poi la scelta che deve essere veicolata da questa amministrazione nei confronti della ASL e della regione che è il soggetto attuatore. C'è comunque la questione risorse, lo accennava il sindaco nel suo intervento, lo ha accennato anche il consigliere di Dalmazio. La questione delle risorse in questa fase non ha l'importanza secondo me centrale, perché ad oggi queste risorse non sarebbero sufficienti né per integrare, migliorare e implementare quello di Villa Mosca e né, benché meno, soprattutto sulle nuove possibili zone che sono individuate. Quindi il comune deve determinare le scelte sul proprio territorio. Siamo stati votati, eletti per determinare le scelte urbanistiche per il futuro della nostra città. Oggi è ancora più importante perché questa nuova progettazione parla di salute, non parla di crescita demografica sul territorio residenziale. E parlando di salute, assolutamente uno studio più approfondito, un tavolo e quindi un atto concreto nella quale si individua il giusto sito con le giuste, come dire, prevalenze urbanistiche, determinerà un condizionamento giusto da parte dell'amministrazione comunale nei confronti delle scelte che verranno fatte in futuro dalla ASL e dalla Regione. Questo è quello che deve fare. Le amministrazioni, ripeto, parlano per atti e noi dobbiamo fare noi degli studi e cercare di veicolare le scelte laddove sono più idonee, laddove lo studio di fattibilità le ritiene più corrette e più fattibili. Successivamente poi si affronterà il problema che c'è per tutti i siti, e cioè quella di trovare le risorse idonee, giuste, per poi chiudere la realizzazione.